Lo spazio e il tempo sono solo invenzioni della mente. I grandi illuminati e le nuove scoperte della fisica quantistica ci insegnano che viviamo in un campo quantico delle infinite possibilità, dove tutte le possibili varianti della realtà esistono simultaneamente. L'essere umano è in grado di trascendere la mente e di sintonizzarsi con la realtà desiderata, spostandosi sulla linea del tempo creata dalla mente, sia nel futuro che nel passato. Ognuno di noi è in grado di generare qualsiasi emozione e con questo influenzare gli eventi nel presente, nel futuro e nel passato. Con questa meditazione viaggerai sulla linea del tempo, tornando nel passato e guarirai una situazione dove ti sei sentito non amato, svalutato, rifiutato o incapace. Guarendo la tua percezione del passato, cambierai la frequenza nel presente e grazie a questo ti sposterai automaticamente su un'altra variante della realtà. Come diceva il saggio, tu puoi solo cambiare te stesso, ma questo cambierà ogni cosa. Puoi fare questa meditazione ogni volta che ti senti perso, ti senti ferito, non compreso, ogni volta che credi di non potercela fare. Cominciamo. Trova un posto confortevole, chiudi gli occhi e comincia a respirare in modo tranquillo, consapevole e regolare. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Rallenta un po' il tuo respiro. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Rallentando il respiro, rallenti l'attività mentale. La mente calma è una rivelazione. Inspira ed espira. Con ogni respiro rilascia le tensioni del corpo. Respira tranquillo, regolare, consapevole. Inspirando crei lo spazio dentro di te. Il tuo interno si allarga. Espirando, riempi d'amore lo spazio intorno a te. Inspiri e il tuo interno si allarga ed espiri, riempendo d'amore lo spazio intorno a te. Continua ad espirare e nota che anche quando ascolti la mia voce e sei attento alle mie parole, il tuo corpo continua a respirare da solo, in modo semplice, tranquillo, regolare. Osserva
che mentre stai ascoltando la mia voce, il processo di respirare va da solo. Il corpo, la mente e la consapevolezza sono meravigliosi. Possono far accadere le cose. Anche senza la tua attenzione conscia, la respirazione accade per te. Adesso ti chiedo di pensare a una persona o un animale che ami in modo incondizionato. Puoi pensare ad un animale domestico, un cane, un gatto, un pappagallino, che ami così com'è. A prescindere da ciò che fa o non fa, o magari pensa ad un bambino appena nato, oppure, se hai dei figli, pensa a loro appena nati. Stai ricreando la frequenza dell'amore incondizionato. Senti questa frequenza e memorizzala. Sentila tutta, memorizzala nelle tue cellule. Mentre il tuo corpo sta respirando in modo tranquillo, consapevole, regolare. E mentre il tuo respiro sta facendo sempre più spazio dentro di te, tu mantieni la frequenza dell'amore incondizionato. E adesso ti chiedo di elevarti con la tua consapevolezza sopra la linea del tempo. Non devi sapere come farlo. La tua consapevolezza, la tua mente, il tuo corpo lo sanno. Tu semplicemente fallo. Guardando il passato sulla linea del tempo, trova un momento dove eri la migliore versione di te stesso. Un momento in cui hai realizzato i tuoi sogni ed eri felice. Il momento di un grande successo, di una grande realizzazione. Il miglior momento della tua vita nel passato. Forse è durato un giorno, un'ora o anche un istante. Non ha importanza. Adesso richiama la frequenza dell'amore incondizionato, quella che hai memorizzato prima, quella che provavi per un bambino o un animale. E in onda d'amore incondizionato il ricordo della tua versione migliore. Manda l'amore incondizionato alla tua versione migliore nel passato. Ora andiamo a fare un'altra cosa. Prendi un momento difficile del tuo passato, un momento doloroso, un momento traumatico. Resta con la tua consapevolezza sopra la linea del tempo. Prendi l'amore incondizionato, la stessa frequenza che hai già creato due volte, e inonda d'amore il momento traumatico della tua vita. Dona alla tua versione in difficoltà tutto l'amore incondizionato di cui sei capace.
lo stesso amore incondizionato che hai provato per un animale o un bambino e per la migliore versione di te stesso. Inonda d'amore la tua versione difficile. E adesso, se sei pronto, puoi fare il passo successivo. Se non riesci a farlo, rimani sopra la tua linea del tempo e continua a versare amore incondizionato alla tua versione in difficoltà. Va bene così. Invece, se te la senti, scendi con la tua consapevolezza dentro quel momento doloroso. Ricorda di rimanere con lo spazio interiore espanso e scendi dentro te stesso in difficoltà. Riempi da dentro questa memoria. Riempila d'amore incondizionato. Molto bene, stai cambiando la tua percezione del passato. Stai cambiando la tua frequenza. Stai integrando una parte di te. Stai riempendo d'amore una parte di te che ha sofferto, che si è vergognata, si è sentita in colpa, si è sentita incapace, rifiutata, abbandonata, ha sentito di non valere. Riempila d'amore così com'è. Stai facendo un ottimo lavoro. Stai agendo con coraggio. Il coraggio è vedere la propria ombra e illuminarla, inondarla d'amore. Prenditi ancora qualche istante. Fai un respiro profondo e quando sei pronto, apri gli occhi.